La conoscenza è la chiave che apre ogni porta. Apriamo l'università, apriamoci all'università. Siamo sempre tutti studenti, della vita e nella vita. Il video messaggio del ministro dell'Università Bernini ha aperto una giornata con la D'Annunzio, organizzata nell'ambito delle università italiane e istituita dalla Conferenza dei Rettori per far incontrare i cittadini con gli Atenei, accanto ad essi gli studenti più giovani che hanno la possibilità per tutto il giorno di assistere a laboratori, seminari, convegni, lezioni aperte nei due campus di Chieti e Pescara. Si può vivere, insomma, una giornata tipo in Ateneo. In più si aprono alla cittadinanza le sedi storiche della D'Annunzio. Ma come nasce questa idea? Il rettore dell'Università D'Annunzio Chieti Pescara, Liborio Stupia. Sì, per la prima volta nella storia dell'Università italiana è stata identificata questa giornata del 20 marzo come la giornata delle università svelate, che vuol dire che apriamo l'università al pubblico e diamo la possibilità di vedere cosa succede in una giornata di attività delle università. La grande differenza con la notte dei ricercatori è che la notte dei ricercatori si fa a settembre, è una specie di grande festa in un periodo in cui non c'è attività didattica. Questa si fa nel momento in cui l'università è viva e attiva e quindi diamo la possibilità alle persone di vedere che cosa succede in una giornata universitaria. Tutto questo all'inizio della primavera e nella giornata internazionale della felicità, spiega la professoressa Elisabetta Di Mauro, coordinatore del gruppo di lavoro che ha predisposto il ricco programma di oggi. Sì, la CRUI ha voluto aderire in questa giornata che è ovviamente un inno alla felicità e quindi l'università ha anche aderito immediatamente a questa giornata che sarà la prima di tante altre, perché da questo momento in poi il 20 marzo sarà proprio la giornata delle università, quindi sarà il primo, non solo il primo giorno di primavera per noi, ma proprio il primo evento che si protrarrà negli anni. Cosa i cittadini e gli studenti possono trovare oggi qui? Allora, tutti i docenti in tutti i 14 dipartimenti, nei centri, hanno subito aderito anche loro con molto entusiasmo e hanno proposto seminari sul tema, alcuni sul tema della felicità e altri con delle lezioni dedicate proprio all'apertura con la cittadinanza, alla divulgazione della ricerca e quindi, anche se in brevissimo tempo, siamo riusciti a coordinarci e a offrire questo ai cittadini.